No, e dai, almeno una scena in cui si vedeva muovere. Anche da lontano Help l'avrei me! accettata. I made it! Where are you guys? Hello? Siamo a Milano Centrale. Fuck! They'll be here. Hai Don't you worry, Jay. sbagliato fermata. Non che vi potessi aspettare diversamente, dai. The platform has been sealed. I do not want to stay stuck down here. Beh, non sarebbe una novità, no? E poi, sinceramente, che abbiano bloccato le uscite e le entrate dalla metropolitana, la cosa non mi lascia sorpreso, sappilo. Un po' però mi dà quella vibes di quando entri, come si chiama, nella metropolitana del presidente in Fallout 3. I see what you did, you desperate morons. Oh, aspetta. No, meglio non usare quello lì grosso. Meglio usare questo qua piccolo. Tra l'altro ho anche visto una valvola, il che vorrà dire che dovremmo usarla in qualche modo. Ad esempio, metterla qui. Risolto il problema. Sì, se non fosse che ci sono ancora le pozze d'acqua e quelle non se ne vanno. Vabbè, saltiamo. Ovviamente il giro lungo tocca sempre a noi, vero? No, però davvero mi ricordano tantissimo la metropolitana di Fallout 3 questa. Bello. Se davvero nella metropolitana di Hollywood ci sono le videocamere messe così, è da andare a vedere. Sicuramente Hollywood è una meta turistica un po' diversa rispetto a quella che potrebbe essere, diciamo, oh, tavolo da lavoro. New York o appunto, che ne so, io sono interessato a vedere il Texas, per dire. Però, per gli amanti del cinema, è Zombie nei paraggi. È sicuramente un must da andare a vedere. Mi ho sparato proprio dritto nel culo. Apriamo la sala cinesca. Come se non me l'aspettavo, guarda. Addio. Quanto è soddisfacente tagliarli con questa velocità. Le katane sono sempre una garanzia. Certo, se trovassimo una katana unica, non quella solo dei Gods and Whiskey, che faccia bene il suo lavoro a livello di taglio, beh, perlomeno non si lascia indietro nulla. Cassaforte e biglietteria della metropolitana. Secondo me ci sono un sacco di soldi là dentro. Ah, giusto, devi tenere premuto. Forza belli, venite. Per fortuna voi non siete realmente un problema. Lo è quello stronzo che mi ha sputato mentre non stavo guardando. Ma guarda come si diverte. Cretino di merda. Così imparate a sputare mentre la gente non guarda. Ti prego, dimmi che siamo all'uscita. Apri la sala cinesca per uscire. Meno male. Oh, un bell'orsetto. Made it. Adoring fans? No time for a debrief. We've got a mob on our tail. We just have to find this chopper. Then it's fame and chat shows forever. Lui muore. Mi dispiace, ma di sicuro ci crepa. I can't do it, not up there! Patton, listen to me. Every movie has this moment. The hero is Peccato che sia rimasto solo questo. Way, but they always come through. I believe in you. E glielo regala anche. Let's do it together. Ti pareva che Sam non faceva qualche minchiata. Sì, che ha attivato solo la scala mobile, nel senso. Bella. Questa è la zona. Zombies don't shoot people. No. So let's get out of here. Whose bird is this anyway? Some end of the world bunch called Eschaton. Thought they wanted to help save humanity, but all they really wanted was my blood. What? What?
Every fucking time! Fool me once. But we are gonna take this whirly beast and fly out of here. Then we can all get on with our super sexy lives. Works for me. Let's go. Non so perché mi aspettavo che lei o lui ci sparassero, sincero. They see things through. Real life isn't like the movies. You think I don't know that, huh? The movies show us how we could be. If we were better people. Sam, will you just tell him? Sam! He's burning up. We have to fly him out. Come on. Dello, sei ferito, frate? No. I'm staying here. Must be different shit this time. Gli è partito qualcosa sulla vena, guardalo. Time was I given anything for my name on the walk. So focused on fame, I lost what really matters. You and me both. Emma? No, dai. We both remember Michael. Same thing. No, non può, lui è immune. I know. Ma come? Ma scusami, ma non è possibile. Cioè, capisco che lo vedo, però... You're right, Patton. They have my blood. I have to track Dr. Reed down and stop him. Yeah, now that's a Hollywood ending. Sì, ma non capisco perché back lui sta... Always. And eyes open, okay? Someone pop that pilot. Hey! Gli dai il coltello? Ah no, ecco. I believe in you. Faith. There's small choice in rotten apples. Right. On the trail of the perfidious Dr. Reed. Doppietta canna corta folgorante. Finale hollywoodiano, arriveder le stelle di Hollywood. Sopravvivi alla rete metropolitana e raggiungi Hollywood, ovviamente. We'll just sit here a while, okay? No place I'd rather be. Però non capisco perché lui adesso sta subendo gli effetti. Io forse posso dare un'interpretazione. Credo, e ripeto credo, Hollywood Boulevard, che questa infezione palesemente sia diversa da quella di Banoi. E quindi Sam potrebbe subirne gli effetti in modo differente. In questo caso, potrebbe trasformarsi come potrebbe diventare come noi. Certo, noi non siamo speciali rispetto a Sam. Sam pure lo era, Banoi, per carità. Ma noi siamo diversi. Noi abbiamo, diciamo, assorbito questo gene, appunto, di mutazione che ci permette di utilizzare anche la furia. Cosa che lui non aveva. Lui aveva la sua abilità che iniziava a smartellare in giro e via. Ma nulla di, diciamo, che lo trasformasse. And the loser was... Vorrei trovare un viaggio veloce per tornare indietro. A proposito di tornare indietro, dov'è la doppietta? Eccola qui. Doppietta elettrica, non lo so. Ah giusto, dobbiamo fare anche il tirapugni. Il tirapugni è buono. Però fammi vedere. Dell'emicrania anche questa, ok. Tutta gente morta, ma che non si risveglia e non reagisce. Hollywood Boulevard, the Romeros. What the hell are the Reeds doing here? Non lo so, siamo qui per scoprirlo. Un'altra cassaforte chiusa, ovviamente. Premio di Starla. Curtis Sinclair. Sam, Emma, Michael, they live for this shit. Più che altro mi chiedo chi è che sia il grande pistolero qui. Where the hell were they headed? This makes no sense. Vada, vada. Ecco fatto. Madonna, le katane. Che soddisfazione sono. Però ovviamente mi serve un codice.
This didn't fall. Someone moved it. Sì, e qualcuno probabilmente ci si è infilato dentro. Ed ecco come ha fatto. Lotusville and Reaging Clinics. Curiouser and curiouser. Pro invecchiamento, eh? Vuoi forse vedere che volevano usare le nostre cellule e il sangue per... The groups come here for some Botox. No, non penso per il semplice Botox, penso più per effettivamente qualcos'altro. Lovely. They clearly had a passcard. Ovviamente, devo trovarla anche io. Chiave magnetica, eccola qua. Dead end. Fuck. This ain't right. Beh, non la chiamo comunque un vicolo cieco perché cieco non è, visto che abbiamo trovato la pelle dura. Allora, questo è recupero, uccidere i zombie fa recuperare resistenza. Questo è buono. Con la salute bassa ottiene un moderato aumento della robustezza. Ovvio. Chissà se c'è un tirapugni unico. Un libro. Not useful. Grazie. Beh, questo sì, mi ha fatto piacere. Crema. Re-wrinkle cream. Who would buy this crap? Wait. Who would buy this crap? Un sacco di gente. The only thing out of place. E qui c'è un bottone. And all the pieces fall into place. False shop. Secret entrance. Lovely. C'è sempre un bottone segreto sotto un tavolo. Hello, Constant. Oppure una che fa un pompino. Here we go. Final stretch. Find Reed, show him the error of his ways, and home to io spero che invece no. Spero che non è che andiamo tutti a casa dopo di questo. Anche se... un po' me lo aspetto, se devo essere sincero. Sì, abbiamo trovato tutti quanti i luoghi del gioco. Qui c'è le frecce della figlia, che probabilmente si spaventerà, ma... Io ti avevo colpito e te eri quasi morto. Quanto ci fai? Ecco, ovvio. Ruby, Ruby, doctor, whatever the fuck. Wait! You don't understand! Fucking zombie! What are you then? Yeah, Roops. Tell us. What am I? You killed a whole city. What? Appunto. What did you do? I what did you do? I killed millions to save billions. Tell me, why? Why the actual fuck? Because you... We're so rare. Only one in a million becomes a Newman, an autophage hybrid. I couldn't complete the cure without you. The cure's worse than the disease. No. No. The autophage isn't an illness, right? 25 years ago, I found a clock hidden in our DNA, counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero, the autophage will erupt in every man, woman, and child on Earth. Okay. I had to stop it. It's in everybody? Yes. Yeah, we weren't built to last. Take that. Conrad's been... The autophage exists to green the Newman, but your anomaly's the best. Puppets are worst. No, we're more than that. Joined. Joined by what? What does it want? Either Lola is blind to it or... ecco perché forse allora Sam si stava... I can only spare a few drives, but it'll neutralize the autophage. Make you human again, all right? I'm just... Go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart. Sweetheart. You don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the Newman blood, she becomes the cure. To be harvested. Every day for the rest of her life. Me. I've taken everything from you.
I'm so sorry! I'm so sorry! Si sta per trasformare. Get her out of LA! Ecco appunto. Wait, I've seen this before. Go, now! Don't touch me! We go now! Run! E ti pareva che non mi tirava una mazzata. Sì, ma vorrei anche vedere, è tutto buio, eh. Porca troia. Boss finale? Porca troia. So, it comes to this. Shocking behavior. Aspetta. You want it flame grilled, eh? No, quella che urla no. Evil is sweet in the beginning, but bitter in the end. No, ci sono tutti qui! No, 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 l'urlatore subito, per favore! Porca troia! Aspetta, aspetta! Dai, vieni ancora un po' più avanti! Beware the fury of the patient man! Addio dottore. Con le ultime munizioni, tra l'altro. Gli ultimi colpi dritti in testa. Un bel piccone vedo lì. Right. I've paid my dues. Time to get the holy fuck out of here. Tempo di levarsi dei coglioni. Dottore, è stato un piacere lavorare con lei. È stata sicuramente una cosa particolare. Sì, ma neanche il copyright. Mi è piaciuto l'ultimo combattimento a pugni però, eh. E anche passare attraverso tutti i nemici a suon di katana. Allora, prima di andare avanti, devo tornare un attimo indietro, perché qua dentro io ho visto, esatto, delle carte. No, era un cellulare. Leggi solo quando sei al sicuro. Io capisco il momento con la canzone figa, ma il copyright non perdona, gioco. Cioè, va bene tutto. Ma levate. Oh, ma com'è che tutti i nemici che stiamo incontrando hanno così poca vita ora? Tanto, se hanno tutti così poca vita e li posso swingare tutti con uno massimo due colpi, io non mi lamento. Sono un vero sopravvissuto ormai. Mi spiace, ma dovete morire tutti. Se questa parte fosse stata a tempo, sarebbe stata davvero divertente da fare. Ecco qua. E via. Si fugge. Forse. Have you seen Keisha?
Who? A girl. Teenager. Goofy jacket. Oh, I haven't seen anyone. The doctor? Struck. Morto. Oh, Tisha. Goodbye. Again? Stop! It's what I deserve. We can save, Sam. I got it from Reed. A one-shot cure. He meant it for me, but maybe he didn't. Maybe I don't need it. Zaccate! Che nel cer- his head, you idiot! Thought his head was the problem. You see, I'll always come back for you. Some reason, I'm starving. Got any of that pastrami? Perfect. C'è un telefono lì per terra. I gotta get going. You, not me. Tisha, she's the cure. The only hope. I have to find her. Mi dà il martello. Go save the world. I prefer your jacket. Thank you. We won't waste this. Good luck. Ma c'ho un sigaro in bocca. Cadenza. The song is incoherent. Decided to stay with us? To help Tisha. That the only reason? Dai, voglio vederti contro quello grosso. Ecco, bravo, così si fa. Ho sentimenti contrastanti in questo momento. Finale hollywoodiano, furia di Emma per uno. È lei e tua, hai completato la missione della storia, ma c'è ancora molto da fare a lei. Dai un'occhiata alle missioni secondarie e gli altri contenuti che hai sbloccato. Ho dei sentimenti estremamente contrastanti al momento. Ma tu chi sei? Da dove sei apparso, Todd? Va, dammi sto fusibile. Il telefono di Amanda. Allora, partiamo da questo presupposto. Il gioco non è brutto. È fatto bene, è piacevole, è bello veramente spaccare la faccia di zombie e tutto il resto. Il sistema di potenziamento mi è piaciuto molto, nel senso, mi piace non avere un albero fisso, ma avere un albero che... albero che puoi crearti tu. Morte a catena, boom, gli zombie che uccidi danno fuoco, shock e caustici, proveranno un potente esplosione allo stesso tipo di danno. Ma mi fanno danno? In ogni caso sembra interessante. Mi piace questa cosa è fighissima. Cos'altro abbiamo ottenuto? La parata fa un'esplosione violenta. Mi manca una carta sola, tra l'altro. Mentre di quelle rosse, tre. Come dicevo, le armi sono belle, c'è veramente una buona varietà di armi. La personalizzazione, meh, nel senso, ok, sì, puoi fare questa sanguinante, puoi fare impatto, scioglierli, farli sanguinare, elettrizzarli, fulminarli, infiammarli,
quello che vuoi, però sento che qualcosa comunque manca, sia a livello di storia sia a livello di gioco, e non riesco a capire che cosa possa essere a livello di gioco, perché a livello di storia è palese, o ci sarà un altro gioco, o uno dei DLC completerà la storia per farti andare a trovare Trish. E io spero a questo punto sia un DLC, spero con tutto il cuore che sia un DLC, per quanto sapete cosa ne pensi io dei DLC, ma veramente piuttosto che avere un altro gioco a parte che mi completa questa storia, no, non voglio un altro Riptide, per essere chiari. Fatto è che il gioco è bello, però, cazzo, non riesco neanche a trovare le parole esatte per dire cos'è che mi lascia in questo stato, effettivamente. Perché sicuramente mi ricapiterà di rigiocarci a questo gioco, ma detto sincero, non avrò le stesse emozioni del primo Dead Island. Non avrò quel ricordo di io che tornavo post, appunto, stage, che mi mettevo lì, giocavo con sta voglia continua di vedere dove sarebbe andata a finire. Qua ho avuto voglia di vedere dove andava a finire la storia, però l'ho già vista dove è andata a finire, mentre su Dead Island 1 non lo sapevo fino a che continuavo ad andare avanti. In ogni caso, spero con tutto il cuore che con i prossimi aggiornamenti e qualche DLC aggiungeranno qualcosa di più. Bella l'esplosione. Per essere chiari, non ritengo che questo gioco abbia delle gravi mancanze come Saints Row, perché Saints Row aveva molti problemi e veramente molto poco da dare. Qui il grosso del problema quale può essere? Le mappe sono piccole, a parte appunto fare due missioni a mappa, poi prosegui, è molto lineare, però se ti metti a girare comunque qualcosa c'è. Ma quest'ultima mappa è solo un corridoio che ti porta da là in fondo a qua. In ogni caso, sperando, come dicevo, che con un prossimo eventuale DLC, espansione, che ne so, aggiornamento, aggiungano qualcos'altro, io vi rinnovo l'invito a vedere come avanzerà la storia. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie. Grazie a tutti. Noi ci vediamo a una prossima puntata. Ciao a tutti.